Mi daranno l'auto soltanto fra 2 giorni. Ti dispiace? Dell'auto? O che sei qui? Ma no, che tra 2 giorni tornerai a casa da solo. Sei di una precisione infallibile. Tutte le mattine entri in ufficio alle 10. Esci alle 13 per la colazione e stai fuori esattamente mezz'ora. Aggiungi pure che vado a mangiare sempre nello stesso ristorante, di fronte all'ufficio. Alle 17 esci, alle 17.03 prendi l'auto. Quando i tuoi incidenti non mi costringono a brevi ritardi. E torni a casa, presumo. E dopo? Di solito passo la serata al club, naturalmente sempre lo stesso. Chiaro il quadro generale della mia vita? Abbastanza squallido, no? Direi che è soltanto la vita di un uomo solo. Forse troppo solo. Io penso di vivere così soprattutto per un'esigenza di chiarezza. O forse perché sono scarsamente dotato di spirito d'avventura. Sai come ti chiamano in ufficio? No. Il cronometro di Usar. È bella come definizione, no? Mi spiace di non averla inventata io. Da come parli mi fai sentire un uomo piuttosto noioso. Ah, questo lo dici tu. Io non do quasi mai giudizi. È troppo pericoloso e si sbaglia quasi sempre. E senza dare giudizi, come prendi le tue decisioni? Per istinto. Spesso sono io a fare il primo passo. E sei sempre soddisfatta? Ma diciamo che non mi pento mai di quello che faccio. Quasi mai. Sai a cosa mi fai pensare? A dei sorrisi nella notte. Non ti avrei mai creduto capace di citazione. O è un verso che hai creato per me? Forse è uno dei tanti slogan pubblicitari che ho scritto. Strano. Non so, non credo di aver mai parlato così a ruota libera. Io credevo ti stessi inventando una figura nuova per me. E invece sono soltanto un ritorno al passato. Lascio a te la possibilità di inventarmi, completamente. Hai carta bianca. Com'è bello qui. Ti piace? Ero convinto di averla chiusa prima di uscire. Però era Dubois Grant a pagare questa reggia per me. Lo fa per stimolare il tuo spirito creativo. Gli artisti hanno sempre bisogno di un'atmosfera congeniale. No, lascia, non accendere. È molto più bello così. Mi avevi invitato con la scusa di sentire un disco. Ma come? L'ho rimesso a posto ieri sera. Eccolo qui.
È solo la copertina. Il disco deve essere da qualche altra parte. Lo trovo subito. Posso anche sentirne un altro? O farne a meno del tutto? Ma è questo? Beh, succede anche agli uomini precisi come te. Aspetta di rimetterlo a posto. No, eppure sono sicuro di averlo fatto. Allora l'avrà sentito qualcun altro. Soltanto la donna di servizio è venuta oggi. Adorerà fare le pulizie con sottofondo musicale. Chi? Marta? No, non è un essere umano. Lei sì che meriterebbe il soprannome di cronometro. Viene tutti i giorni alle 10, quando io sono già in ufficio. E dopo 50 minuti esatti va via, lasciando una casa in un ordine quasi soprannaturale. Forse è per questo che non mi sembra di essere qui, per la prima volta. Neanche me però conosci da molto. Da più di un anno, signor Dessart. E non dire che non mi hai neppure notato in ufficio. Sono un tipo distratto. E disordinato. La mia auto continua a procurarti dei guai. Sarai costretta ad accompagnarmi a casa. Domani mattina. Si tratta, cioè, di una serie di soluzioni residenziali ad altissimo livello, che la nostra organizzazione ha pensato di collocare in una larga zona sul lago, all'estrema periferia di Ginevra. Io credo che questo materiale non serva assolutamente a niente. L'importante è trovare un'idea base per questa campagna pubblicitaria. Un'idea il più possibile nuova, che imposti il problema della casa non in maniera tradizionale. Che ne dici, Filippo? D'accordo, ma non è una novità. Per ogni nuovo prodotto ci vuole una nuova idea. Questa campagna è particolarmente importante per la nostra agenzia. La Privacy è una società immobiliare che svolge la sua attività anche in altri paesi. Per ora noi ci siamo assicurati il budget pubblicitario per la Svizzera e dipende esclusivamente dall'esito di questa operazione se riusciremo ad avere tutta l'Europa. Distribuite nel territorio di Desenac, Collange, Belle Rive e Bellevue, studiate di volta in volta da un'apposita equipe di specialisti che noi seguiamo abitualmente. Mi deve preparare un servizio fotografico sulle ultime case costruite a Zurigo. Devono sembrare eccezionali. Ma lo sono? Dicono di sì. L'idea della privacy di costruire case firmate come qua, ognuna diversa dall'altra e realizzate secondo la personalità del proprietario, mi sembra buona. E se il proprietario è privo di personalità, inventiamo anche quello. Philip, questa è un'occasione eccezionale anche per me. Grosse ne andate. La Dubois ha bisogno di un direttore artistico generale per l'Europa. Finora sostenere la mia candidatura si è soltanto anche il tema di una. Quindi non corro molti rischi. Sei il migliore creativamente abbia mai incontrato. Che può magari per me. E ne ho molta di esperienza. Tu trovami un'idea clamorosa e ti assicuro che non sarò più il solo a sostenere la tua candidatura. Questa è l'offerta della Privacy. Una casa tagliata e cucita su misura, come un abito di Sartorino. Preferisco questo sottofondo a quello dell'ufficio. Credo di aver visto e sentito molto poco oggi. Colpa tua. Se continuiamo così, si accorgeranno molto presto di me. Qualcosa in contrario? Avrei voglia di risponderti che sono molto gelosa della mia privacy. Ma ormai per me questa parola significa soltanto case da fotografare. Lo slogan sta a inventare. Eh già, saremo costretti ad abolirla. Sarebbe meglio abolire il nostro lavoro, dato che non hai neppure un'idea. No, idee ne ho molte.
ma sono scarsamente pubblicati. E poi odio gli aggettivi di Pierre. Eccezionale, clamoroso. Che noia. Grazie, Alfonso. Ho cercato di immaginare qualche volta come sarebbe stata una serata con te. Sì, riuscivo ad intuire l'ambiente, l'atmosfera, ma la tua figura era quasi sempre sfocata. Non ero assolutamente capace di vedere che cosa avresti detto, ecco. Gli esseri normali come me sono indecifrabili. Non si riesce mai a capire se dietro il loro enigma c'è qualcosa di profondo. Oppure soltanto il vuoto. Beh, per scoprirlo c'è un solo modo. Tentare di risolvere l'enigma. Io non sono molto portata per i problemi astratti. Con te sto perdendo la memoria. Ti aiuto? È molto bello. Grazie, Filippo. Non ti sei accorta di averla persa? È uno strano regà. Come persa? L'ho trovata questa mattina a casa. Deve esserti caduta appena sei arrivata, perché non mi ricordo di avertela vista addosso. Infatti, ieri sera io non avevo questa gorgiera, come diavolo si chiama. È la prima volta che la vedo. Sarà il frammento di un recente passato. Di qualche storia appena finita. Anzi, speriamo che sia finita. Sai, comincio proprio a pensare che il tuo ordine sia soltanto apparente. Per evitare altre confusioni, stasera verrei a casa mia. Voglio correre qualche rischio anch'io.
l'ufficio del signor Dussard, dica pure. Valerie, sono io. Ah, è lei, signor Dussard? Senta, che appuntamenti ho per oggi? Aspetti, che controllo. Alle 12 è fissata una riunione con il reparto cinema. No, no, non ce la faccio per le 12. Va bene, avviso il signor Girard. È già in ufficio e l'ha cercata. Verrà oggi pomeriggio in ufficio il signor Dussard? Pronto? Mi sente? Pronto? Pronto? Signor Dussard? Sì, signorina. Sì, verrà oggi pomeriggio, arrivederci. Chi è stato? Philippe, sono io. Mi hanno detto che non vieni oggi in ufficio. Senti molto la mia mancanza? Beh, posso resistere qualche ora senza vederti, però non esagerare. Va bene, stai tranquilla. Oggi pomeriggio potrai vedermi. C'è qualcosa che non va? Hai trovato ancora qualche traccia del tuo fantasma biondo? Perché hai detto biondo? La gorgiera, quella che volevi regalarmi ieri sera. Potrebbe portarla soltanto una donna dal collo lungo, esile, dall'aspetto diafano e i lunghi capelli biondi. Tu non fumi, vero, Catrina? Non fumo e sono bruna, se ricordi bene. Senti, non sono ancora impazzito, ne ho le visioni. Ma c'è qualcosa di strano in questa casa. Potrebbero essere i ladri. Ho pensato prima, ma non è stato toccato niente. La cassaforte intanto. Pierre è molto seccato con te per la tua assenza. La privacy sta premendo per avere subito il progetto della campagna pubblicitaria. Non hai molto tempo, Philippe. Senti, di a Pierre che sono stanco, esaurito, tanto... tanto da vedere fantasmi in casa mia. Ciao, Catherine. A più tardi.
buongiorno. Ma signor Ghisciard, è impazzito per caso? Perché l'ha detto buongiorno? Ah, sono le 10 esatte, io vengo sempre alle 10 precise. Ma come mai non è ancora in ufficio? È malato per caso? No, signora, sto benissimo. Aspettavo qualcuno e... Allora, con la casa in questo stato? Per fortuna che sono prima io. Però preferisco essere sola quando devo lavorare. Come al solito, per 50 minuti la casa è mia. Oggi non c'è tempo, la casa va benissimo così. Lasci stare, non si preoccupi. Credo proprio che lei non stia bene, signor Ghisciard. Io sono pagata per mettere ordine, pagata da lei. Sia gentile, signora, vada via oggi, lasceremo tutto così. Anzi, per 2 o 3 giorni, non venga proprio. Ah. La prossima settimana prenderà tutte le ore che le saranno necessarie. Ah, ma io ho una clientela degli orari, signor Ghisciard, e le stranderie non mi piacciono. Si prende una settimana di vacanza. No. L'ordine è fondamentale. Prenderò le vacanze nel periodo già stabilito. Ma io non posso cambiare così tutto il sistema del mio lavoro. Insomma, faccia quello che vuole, ma ora vada via. Lasceremo tutto così. Tornerà quando vorrà lei. Ah, è così? Allora, queste sono le sue chiavi. Io non sono abituata ad essere trattata in questo modo. Fosse malato, almeno. Ma io non avevo nessuna intenzione di mandarla via. Difatti sono io ad andar via. Le manderò il conto preciso delle mie spettanze. Sarà così gentile di versarlo sul mio conto corrente. Siamo clienti della stessa banca. Arrivederci, signor Ghisciard. Lei mi ha deluso, sa? Mi sembrava una persona così precisa. Questa è l'ideale, leggera, silenziosa, pellicola ultrasensibile. Può lavorare senza che nessuno se ne accorga. I risultati? È sufficiente che sia accesa una luce vicino per avere un'ottima resa. Ma come funziona? È semplice. Ti applico la messa in moto automatica, così puoi collegarla ad una porta. Ogni volta che si apre, la macchina da presa filma alcuni fotogrammi. Hai dove nasconderla nell'ingresso? Dietro una tenda, va bene? E certo, nascondila lì dietro, lasciando libero l'obiettivo, naturalmente. Cos'è, non sei molto convinto? No, è che non ne capisco molto di queste cose. Quanto tempo hai bisogno per prepararmela? Fra un paio di giorni puoi passare a prenderla. Ti ringrazio. Sei un amico. Le vittorie della tecnica sono anche vittorie mie. Io e lei insieme risolveremo il tuo problema. E la soluzione sarà certamente incontrovertibile. Beh, almeno lo spero. Catherine. Pier ci sta aspettando la riunione. Vuoi partire con me? Quando? Subito. Passiamo insieme il weekend. Dove vuoi tu? Scegli. Grazie. Ma chi ti dice che io non sia già impegnata? I tuoi occhi. Tra poco la riunione sarà finita e potremo partire subito. Beh, temo che Piero abbia già previsto un altro programma per noi. È solo questo l'ostacolo? Non ti preoccupare, il grande Dussard entra in azione e risolve tutto in pochi minuti. Sembra lo slogan di un detersivo. Questa sera saremo lontani da qui. Lontani. E con la benedizione di Pier persino. Vedrai. Sono stato sufficientemente chiaro? Ecco Filippo. Ci siamo tutti? Bene, prepariamoci a fare l'alba. Non usciremo da questa stanza senza aver risolto la pubblicità della privacy. Scusa, Pier. Non accetto proteste, soprattutto da te. Sei scomparso stamattina? E adesso recuperi tutta la notte il tempo perduto. Scusa, ma forse non è necessario fare l'alba. Forse ho trovato un'idea che può funzionare. Era ora. Su, sentiamo. Dunque, la privacy deve vendere case, no? Originali, molto belle, piuttosto elevate di costo. Noi dobbiamo creare nella gente il desiderio.
o meglio, il senso di necessità di queste case. Perciò mi serve un messaggio diretto, brutale, angoscioso anche. Sì, creando l'angoscia, creiamo il bisogno, la necessità. Che cos'è la casa per la gente? È il calore, la sicurezza, l'ordine, l'armonia con le cose, la familiarità con l'ambiente. Adesso pensate a un uomo solo, chiuso al centro della sua stanza. Intorno a lui gli oggetti, le pareti, i mobili, insomma la sua casa. Improvvisamente si guarda intorno e sente tutto divenirgli estraneo, ostile. Si trova nel proprio soggiorno, ma si sente esattamente come se fosse nella sala d'aspetto di una stazione o in una piazza deserta di notte. Invece nella sua casa. Ma questa gli è nemica, ostile. Vi si avvertono altre presenze, misteriose, cariche di paura. Lui è solo, spaventato, disorientato, come in un paese straniero. Si sente estraneo. Quindi non siate estranei in casa vostra. Perché ho scelto Gstaad? È il mio paese. Da anni non ci tornavo. È come se ne avessi avuto paura finora e soltanto adesso mi sentissi libera. Quando ti dissi che per me eri come dei sorrisi nella notte, rimanesti sorpresa. Cammini per strade buie e qualcuno ti sorride. Allora di colpo ti senti tranquillo, felice. Anche se niente di quello che hai avuto durante il giorno dovrebbe farti sentire in quello stato. Quando camminavo per queste strade le sentivo soffocanti, angosciose. Il mondo era fuori ed io ero prigioniera. Mi sono sempre chiesta che cosa ne avrei pensato tornandoci da vecchia. Chissà perché, immaginavo sempre di ritornare soltanto alla fine della mia vita. Mi piace quando ride. Perché? Con tante piccole rughe intorno a te. Ah, ecco perché sono tornata. Sono già vecchia, senza saperlo. Io non ho mai il coraggio di fare le cose appena ne ho voglia. Non so, correre all'improvviso su di un prato, urlare, abbracciare le persone che ti passano vicino. Tutto per me deve essere organizzato, stabilito. E si può fare solo ciò orma. È il mio limite. La rivolta dei piccoli uomini normali. Sarebbe la rivoluzione più catastrofica e crudele. E pensare che ti ho avuto vicino per un anno, senza vederti. Forse proprio le cose che noi desideriamo tanto, dietro le quali corriamo tutta la vita, sono talmente vicine che non si riesce a vederle. Scuola. Giocavo anch'io qui. Oddio, mi sento stupida. Sto facendo un pellegrinaggio sentimentale. Stanotte mi racconterai la tua vita. Quel poco di vita che hai vissuto finora. Ho già tante cose dietro di me. Sarà meglio che ti scriva. Quando siamo insieme, non abbiamo molto tempo per parlare.
Non sento molto la mancanza di parole con te. Tu non ami la mia anima. Due seri professionisti come noi, con ampie ed eccezionali prospettive di trionfale carriera, per usare le parole di Pierre, non dovrebbero parlare così. Troppe cose non dovremmo fare. Nessuno però sa dirci perché non dovremmo farle. Mai chiedere perché. È pericoloso. Prometto di non parlarne più. Per tutta la notte. Fermati qui, non fare il giro. Ma no, ti accompagno. Lascia, altrimenti arriverai tardi. Credo che non verrò in ufficio oggi. Che cos'hai? Misteriose presenze sono di nuovo fra di noi. Pierre ha una buona idea su cui lavorare. Può fare a meno di me. Ti telefono stasera, d'accordo? No, ci vedremo domani, Catherine. Ho abbandonato tutto per due giorni. Mi occorre uno stacco, un momento tutto per me. Va bene. Come vuoi tu. A domani. Ciao. Ciao. Questo è il bozzetto migliore, secondo me. Almeno finora non siamo riusciti a fare il meglio. De Sarco, l'idea è sua. Non l'ha ancora visto.
Signorina, mi chiami Dessert. Non è ancora venuto. Anche oggi. Ma cosa dobbiamo fare per parlare con lui? Trasferirci a casa sua? Ha visto Catrice? Sì, è nella camera oscura. Sì, avanti. Credevo non ci fosse neppure lei. Perché non avrei dovuto esserci? Non sono io il motivo per cui Filippo non è venuto in ufficio. Io vorrei sapere cosa crede di fare agendo in questo modo. L'altro giorno è fuggito via. Siamo fuggiti via. Ah, ha delle responsabilità, Filippo. Non può abbandonare tutto così. Siamo in piena campagna e lui si perde dietro delle sciocchette. Credo che stia parlando per oggi. Catrin, io credo molto in lui. L'ho sempre difeso. Ho sempre sostenuto le sue idee anche quando erano controcorrente e gli altri non le capivano. Le ho accettate anche quando non le capivo, neppure io. Ma questo lancio è di estrema importanza, non soltanto per l'agenzia, ma anche per lui. Credo che lo sappia, ma forse è troppo stanco. Per le evasioni sentimentali non è mai stanco, esaurito. E poi non si può avere sempre il diritto di fare tutto quello che si vuole. Ah no? Non si può? Catrina. Se gli vuole bene, lo deve aiutare. Senta, Piero. Le parlo con molta sincerità. Forse troppo, dato che è una storia che riguarda me sola. Ma io non ho alcuna possibilità di influenzare Flip. Né la voglio avere. Sta rovinando anni di lavoro. Proprio adesso che è arrivato il momento di raccogliere i frutti, di rendere concreta la fatica fatta. Ma io non so, a Filippo è sempre interessato a fare carriera. Può avere quel posto quando vuole, se ritorna a lavorare come ha sempre fatto. È decisamente il migliore. Purché lo voglia, lo può facilmente dimostrare a tutti. E io sono sempre pronto ad aiutarlo. Ma non può comportarsi così con me, proprio con me. Abbandonarlo adesso non servirebbe a niente. Ma cosa sta facendo? Potessi almeno sapere, capire per quale motivo un uomo come lui si rintana in casa. Sta inseguendo un fantasma. Un'ombra. O forse ha paura che sia dentro di lui. Venta, non vuoi rimanere sulla porta? Ci sono Pierre Duclos con i miei amici. Perché non vieni con noi? No, no, non mi va di uscire. Fili. Vabbè, se proprio vuoi, falli venire qui. Ragazzi, venite! Ognuno di noi, nell'ambito della sua professione, deve cercare di tenere desta la memoria, l'attenzione della gente. Vuoi del ghiaccio? No, grazie, va bene così. Volete bere? Aspettiamo il vino, sempre che Filippo lo trovi. Insomma, cos'è che la sconcerta della mia inchiesta? Hai l'ultimo dei fantasmi. Dei dubbi sulla sua autenticità. Leggo i suoi articoli da molto tempo, signor Duclos. So che lei pubblica soltanto ciò di cui è sicuro. In questo caso non è stato facile trovare le prove, altrimenti avrebbe detto molto di più. Lei parla delle organizzazioni neonaziste in Europa come di un pericolo grave. Grazie. Di una forza capace di incidere sul sistema. Eccola qui, sono riuscito a trovarla. Sei un perfetto padrone di casa. Dice. È stato provato che molti atti terroristici sono stati compiuti da loro, provato da inchieste giudiziarie. Sì, lo so, ma è lo scopo che lei attribuisce a questi movimenti che non mi convince. Creare il caos attraverso il terrore. Spaventare la cosiddetta maggioranza silenziosa al fine di spingerla su posizioni conservatrici. La gente ha paura, signor Girard. E spesso crede che l'ordine sia il massimo cui può aspirare. Ma di ordine si parlava anche durante il terzo Reich. Vuoi che ti aiuti?
No, riesco da solo. Sono passati molti anni, le cose sono cambiate. Sì, sì, però c'è qualcuno che vuole ritornare indietro. E i metodi sono sempre gli stessi, la violenza, il terrore. Mi dispiace, io pensavo di farti una sorpresa. Non sopportavi di stare lontana da me per 24 ore. Io faccio parte di quella che tu chiami la maggioranza. Di queste cose ho paura o non capisco molto. Qualcuno dovrebbe aiutarmi a capire. Lui ci prova, ma dato che la gente finge spesso di essere sorda, urla per farsi sentire. Ma purtroppo non tutti vogliono sentire, capire. Lei non crede al pericolo. Sa quanti attentati si sono verificati in questi anni. Ma non sempre è stata accertata la responsabilità di questi movimenti. E loro hanno condannato gli autori di queste violenze. Ma se per questo hanno fatto anche di più. Li hanno accusati di essere delle teste calde, degli irresponsabili. E quando non sono riusciti a nascondere i legami che li univano, li hanno espulsi dalla loro organizzazione. E secondo lei molti di questi personaggi si sono nascosti in Svizzera? E siamo sempre stati ospitali. È una nostra tradizione, come la neutralità. La neutralità è anche il nostro grande senso di colpa. Mi dai del fuoco? È durato poco. Tutto si dimentica facilmente. E tu? No, perché? È un meccanismo automatico di difesa. Si tende sempre a dimenticare quello che ci spaventa. Scusate, di chi è questo accendino? Mio no. E io fumo la pipa ed uso i vecchi tradizionali fiammiferi. E anche quando avvengono fatti gravi come questi di cui stiamo parlando, i primi giorni si fanno tanti discorsi, ma poi loro cadono lento e assoluto. Sono coinvolte troppe responsabilità. E poi il rischio si rabbia sia di vita. Ci troviamo di fronte a compiti ben organizzati, di molti conti e di molti amici. Sono svegliata di colpo e non ti ho trovato. Ma non sei ancora venuto a dormire. Scusa, non ho sonno. Credevo che la tua fosse solo curiosità. Qualcuno vive nella mia casa quando io non ci sono. E ogni volta lascia tracce della sua presenza. Forse non li dimentica. Vuole che tu le veda, ti accorga di loro e capisca. Hai ragione. Sembrano quasi dei messaggi per me. Allora non devi preoccuparti. Prima o poi si rivelerà. Ma perché ha scelto proprio me? Cosa vuole? Forse non c'è niente di misterioso. È una delle tue donne che ancora conserva le chiavi di casa e viene a rivedere il luogo magico del vostro amore. Non ho mai dato le chiavi a nessuno. Un vero orso. Ecco cosa sei. Sembra quasi una presenza irreale. Torna a dormire. Ti raggiungo subito. È inutile che tu rimanga ancora in piedi. Non preoccuparti, Catherine. No, aspetta un momento. Io in ufficio devo andarci. No, un momento, ti prego. Tu puoi aiutarla.
Mettiti queste cose. Se uno scherzo è stupido. Non lo è, Catherine. Deve vedermi uscire come al solito e pensare che la casa sia vuota. Oh, ti prego, fai presto. Sembra una mascherata inutile. No. No, da lontano. Da lontano puoi sembrare anche me. Prendi. Prendi questa cartella. E le chiavi dell'auto. Io vado a casa. O preferisci che faccia la mia entrata da Duguan, truccata da clown? I vestiti te li riporto a casa io. Ti ringrazio, Catherine. Sei molto buona. Troppo. Adesso vai. Io esco sempre a quest'ora. Sei distrutto. Cerca di riposare. Sì, va bene. Ti ringrazio ancora. Segue nessuno.
Commissario Vian. È stato un omicidio in questa casa. Omicidio? Io sto benissimo. Come battuta è piuttosto divertente. Stavo dormendo e mi avete svegliato voi. Lei di solito dorme vestito? No, ma ho fatto tardi questa notte e mi sono addormentato di colpo all'alba. Non riesco a capirlo. Eppure, ha dato proprio questo indirizzo. Forse ora può spiegarmi cosa... Cosa diavolo sta succedendo? Il giardino. Ora possono continuare a cercare, niente in contrario, vero? Non hanno fatto altro da quando sono entrati. Le chiedo scusa, signor. Signor? Dussard. Dussard. Ma se non sa neppure il mio nome, cosa cerca in casa mia? Il corpo di un uomo in fin di vita o morto? No, io non riesco a capire. Io qui abito solo e i miei amici se ne sono andati questa notte. Qualche minuto fa qualcuno ha chiamato l'ospedale. Una voce di donna. Ha dato questo indirizzo. E ha detto che un uomo stava morendo ferito alla gola da un coltello. Dall'ospedale ci hanno avvisati e siamo subito venuti qua. Hai idea chi possa essere stato? Sì, chi ha telefonato voi? Beh, se non altro adesso sa di avere un nemico, signor Dussard. Anzi, una nemica, per essere precisi. No, io continuo a non capire. Cosa cercava di ottenere questa nemica, facendovi venire qui? Probabilmente procurarle un brutto risveglio. Anche se, come ha detto lei, è abbastanza insolito che a quest'ora stia ancora dormendo. Forse, chissà, per l'emozione ha fornito un indirizzo sbagliato. Vede, in una di quelle ville a quest'ora forse un essere umano sta morendo. Potrebbe anche essere così, no? Non so. E non voglio saperlo. Eh già, non fa parte del suo mestiere. E poi di emozioni oggi ne ha avute fin troppe. Deve essere stato uno scherzo. Uno scherzo? Già, ma piuttosto di cattivo gusto. I suoi amici sono capaci di questo. Fino ad ora pensavo di no. A volte la gente è imprevedibile. Signor Dussard, se in mente qualcosa, tenga. Così sa dove trovarmi. Così ancora se l'abbiamo spaventata. Ero troppo assonnato per spaventarmi. Io credo poco agli scherzi.